bambini, bentornati sul canale. Oggi noi siamo tutte in fila del parrucchiere più famoso del mondo, delle Barbie. Lui ha tantissime pettini. Sì, ha la collezione più grande di pettini che esistono. E sa fare un sacco di accorciature per i capelli. Oggi io volevo farmi i capelli arancioni, cosa dite? Mi starebbero benissimo, lo so. E te, amica mia, cosa vuoi fare? Oh, bambini, ciao! Io volevo tagliarmeli un po' e fare una treccina. Io invece volevo farmeli un po' verdi. Che bello! E io qua stavo pensando, bambini, ma se me le taglio corte, o forse mi faccio una lunghissima, bellissima coda con la treccina? Sì, infatti hai ragione, puoi farti una coda con la treccina. Oh, bambini, sta arrivando! Ragazze, buongiorno! Buongiorno! Ora sono qui e vi presento la mia collezione dei pettini da super parrucchiere. Iniziamo. Questa magica scatolina contiene tutti i miei pettini. Ora l'apro. E state contenti a guardare tutti i pettini che ho. Questa è la prima. Questo pettine serve per pettinare i capelli corti e in disordine. Mi serve un tavolo per appoggiare le mie pettini. Qua lo mettiamo là. Il primo pettine è sul tavolo. Il secondo serve per pettinare i capelli lunghi. E che si pettinano a fatica. Eccoci qua. E anche per colorare i capelli. Mettiamolo sul tavolo. Il terzo pettine è per le fate. È un pettine verde. Con quale puoi colorare i capelli di verde. È bellissima, è fatto con le rose. E lo appoggeremo sul tavolo. È caduto il lampadino. Ecco. Ragazzi, avete buttato giù il lampadario? Ma non l'abbiamo fatto apposta. È caduto il pettine rosa. Ecco qui. Ora c'è un pettine per i VIP, per chi ha dei capelli super lunghi. Poi ho un bellissimo sock per tenere i vostri capelli in bello stato, bambini. Guardate che bello! Ho il pettine arancione per le ragazze che vogliono colorare i capelli d'arancione. Ho il pettine fucsia per quelli che vogliono farli fucsia. E ho un bellissimo pettine che adoro, tutto con i fiori. È tutto dorato, bambini. Bello. E altri piccoli pettini che a voi non interessano, ragazze. Ho anche un specchietto e tantissime altre farfalline per chiudere i capelli e un cuoricino per chiudere i capelli. Poi c'è anche un fiocco per chiudere i capelli, sono bellissimi. Chi viene prima? Chi era prima in fila? Oh, sono io la prima in fila, posso sedermi? Certo, prego, si accomodi su questa sedia azzurra. Oh, certo, arrivo subito. Ecco, sono seduta, sono comodissima. Lei cosa voleva fare? Volevo fare una bellissima treccina. Si può fare? Hai tanti capelli. Sì, possiamo benissimo farti una treccina. Vediamo un po'. Per farti la treccina dobbiamo dividere i capelli a tre parti. Una, due, e ora bisogna mettere una dentro, l'altra dentro. Hai veramente tanti capelli, lo sai? Così. Bambini, ci stiamo riuscendo a fare una bellissima treccina. Eccola, pronta. Ora prendiamo l'elastico rosa. Che io tengo per le ragazze con tanti capelli per chiudere le treccine. Ecco qua. Vediamo. Wow, ma sono diventata così bella, così fine. Posso tenerla anche così? Bambini, vi piace il mio bellissimo look? Oh, che bello, ragazze, ve lo consiglio. Venite. Oh, ora tocca a me. Volevo farmi i capelli arancioni, si può fare? Sì, ma dopo quella ragazza era prima in fila. Va bene, io volevo farmi gli arancioni. Possiamo farmi gli arancioni? Certo, siediti, sono comoda. Prendiamo il colore per i capelli. Apriamo, mettiamolo sul nostro fantastico pettine. Ecco qua.
ora ti facciamo arancione. Sì, guarda, ti stanno benissimo. Wow, belle belle. Hai un super nuovo look. Mettiamolo un altro po'. Ma ci stanno da Dio, sei stata bravissima a scegliere il colore arancione. Che bella, brava brava. Wow. Bambini, vi piace come le sta l'arancione? Secondo me non poteva trovare il colore migliore per i suoi bellissimi capelli. Ora manca da questa parte. Belle, belle, belle. Bambini, guardate come le sta bene. Che bella, da Dio. Ora sei stata veramente bravissima. Vuoi guardarti nello specchio? Ma non c'è. Vieni. Wow, sono bellissima. Che bello come mi stanno. Che belli capelli, bambini, vero? Mi stanno benissimo. Sono contenta. Ora ragazzi, tocca a voi, prego. Io sono l'ultima in fila. Volevo fare due codine con due treccine. Si potrebbe fare? Certo, mettiti sulla sedia e sentiti comoda. Ok, sono seduta. Ora dividiamo i tuoi capelli in due parti. Prima li pettiniamo. Dividiamo in due parti. Oh, ma mi sembrava di aver pettinato bene. E iniziamo a fare la treccina. Lei sa che i suoi capelli sono molto disordinati. Bisogna pettinarli. Sì, mi può fare due code altissime? Certo, subito. Allora, vediamo di fare due code altissime. Una, due e tre giri per i suoi bellissimi capelli. Una coda è pronta. Oh, penso che mi staranno benissimo queste code. Ora ti faccio la seconda coda. Tocca farle forte forte perché hai dei capelli disordinati. Sì, i miei capelli sono sempre così dopo che li lavo. Ecco, sei pronta. Vediamo un po', bambini, come sto. Wow, che bella che sono. Non mi stanno benissimo. Grazie mille, lei è davvero bravissimo. Oh, ma figurati, figurati, è il mio lavoro. Faccio il parrucchiere da tanto tempo e sono stato sempre bravo. Sì, si vede, bambini, guardate che belle code. Belle, belle. E i capelli arancioni della mia amica sono ancora più belli. È vero, mi stanno da Dio. Bambini, ora vi salutiamo, sottoscrivetevi al nostro canale e divertitevi con noi. Ciao, bambini.